Chi ha seguito la serie lo sa. La stagione dell'Aurora Vedano, squadra di calcio a 7 della provincia di Varese, è stata molto negativa. Servono volti nuovi e innesti mirati per puntare subito a rialzarsi e provare a tornare in alto. Per questo motivo, per tutta l'estate, faremo provini a volti noti e non, per trovare i profili giusti da inserire in squadra. Ogni provino si baserà su 3 challenge, tiri di diverso tipo, uno contro uno e un esercizio sempre diverso deciso di volta in volta da Mr. Banfi. Al termine delle sfide, il mister darà le sue valutazioni su tiro, tecnica, dribbling, difesa, velocità e finalizzazione. La somma dei voti decreterà l'overall del giocatore e quindi la classifica generale. Prima dell'inizio della stagione, il mister, con il nostro aiuto, sceglierà alcuni profili tra tutti che, se accetteranno, verranno inseriti in squadra. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video provino dell'Aurora. Stiamo vedendo un sacco di talenti. Il mister è già lì col suo block notes nel tempo libero, non è andato in vacanza e non ci andrà quest'anno, per decidere poi quali saranno i fortunati a poter vestire la casacca granata. Come sta andando questa? Molto interessante la situazione che si sta creando. Soddisfatto di quello che abbiamo visto fin qui? Sì. Dai, qualcosina si è visto, qualche nome interessante secondo me c'è, e chissà che non ce ne siano altri anche oggi. Qualcosa abbiamo già visto nel riscaldamento, ma non li conosciamo, perlomeno per la maggior parte. Io qualcosa sì, soprattutto l'ospite principale di questo video che adesso andremo a svelare, ma prima di quello io svelerei l'ospite ancora più principale, il nostro esperto di calcio, Mirko Mastrocica, che è tornato qua perché ha visto che con la sua assenza c'è un po' di defiance. Penso la macchina di difesa del centrocampo. Non vi prendete là. Bello. Ok. Buona a tutti. Sono qui per dire, come sempre, 2-3 cazzate che vi fanno tanto divertire. A voi, a me no, cioè neanche loro. Ma neanche a loro. Cazzo, dove devo fare? Vabbè. Farei entrare la maschera juventina. Che qualcuno ovviamente Ciao. Conoscerà, grande rivelazione secondo me di questa sì, YouTuber sì. League. Conosco molto bene. Non buttarti giù così. No, io sono. Rimaniamo umili. Giusto. Per poi provare a far parlare il campo, no, mister? Diciamo giusto, che è l'unica alternativa che ha. Allora, iniziamo male. Chiamerei anche poi Andrea e Stefano. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao ragazzi. Ciao. Bene, abbiamo loro che sono due, mi hanno detto, io non li conosco, esterni, quindi li lascerei parlare col mister, anzi lascerei tutti i giocatori parlare col mister e poi vi introduco anche un altro ospite prima di iniziare coi provini. Qualche caratteristica vostra? Io non vi conosco. Allora, diciamo che io ho iniziato a giocare avevo 5 anni praticamente, ho giocato sia a 5 che a 7 che a 11, ho fatto praticamente tutti i ruoli, quindi sono abbastanza duttile. Okay. Anche se preferisco giocare in fascia, però mi va bene qualsiasi ruolo. Per il portiere va bene qualsiasi ruolo. Per il mister sei ricordato per? La tenacia. Io invece ho sempre giocato in porta, sempre fatto il portiere, solo che dopo perché ero troppo forte e perché hanno detto no, ok, non va bene in porta, ho deciso di smettere, no, però dopo non avendo più voglia ho avuto continuamente problemi alle ginocchia per borsiti varie. Okay. I famosi campi di provincia, ho deciso di smettere e quest'anno mi sono riadattato alla YouTuber League come difensore. Caratteristica che un mister ti può ricordare? Grinta e voglia di non mollare mai e tanta rabbia. Forse molto spesso quando sono talmente preso dalla voglia di fare che sbaglio cose che non dovrei fare. Questo è il mio unico difetto nel senso. Però ecco, la grinta non manca, quella mano. Bene. Invece Andrea? Io ho giocato tanti anni tra provinciali e regionali Milano, Monza e Brianza e ho smesso poi a 20 anni per esigenze lavorative più che altro. Okay. E diciamo che se dovessi esprimere una caratteristica che si ricordano sicuramente i miei mister, la velocità e diciamo il mancino che una volta era abbastanza educato, oggi. Il mancino, quando parli del mancino mi interessa sempre. Niente, ci siamo. Prima di iniziare, ultima postilla, oggi abbiamo anche un altro ospite. C'è Sara Federico. Prego. Oh, benvenuti. Ciao. Molto piacere, Stefano. Solo molti rossoneri vedo qua io. C'è sempre per l'Unione Rossonera che è un canale molto rossonero. anche se c'è la maschera juventina oggi. Sì, però ma siamo super partes oggi. Esatto, oggi assolutamente. Con la maschera no, La maschera saremmo un po' più critici. Però Sara è comunque una giornalista esperta di calcio. E sono anche molto curiosa perché ho visto qualcosina, insomma voglio capire un attimo. Sarà bello. Darai consigli, dovrai accettare se seguirli, capire se seguirli o meno.
certo, mi ascolto anche. Sì, ti vedo già troppo in ascolto. Ascolta anche noi, perché soprattutto Mirko, il nostro esperto di calcio, non è che perché. No, perché dobbiamo abbassare le aspettative, che qui si scende di diverse categorie nel calcio. No. Quindi. Possiamo far parlare il campo, per favore? Facciamo parlare il campo. Mister, diamo il via a questi provini. Andiamo, via. Ci siamo, partiamo. Stiamo andando. Primo tiro della maschera. Si assume la responsabilità. Ah, 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 per la maschera, che mi guarda Sornione. Guardalo. Verità, eh? Ah, 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 ah. Sinistro, adesso magari. Sì, sì. Adesso becca la porta. Questa era bella, questa era bella. Impegna il nostro Harry. Sì, però non è andato neanche la pressione del primo non la reggo. Allora, diciamo anche che la maschera è un difensore, quindi probabilmente il mister cercherà anche altre cose. Sì, sì, la maschera è un difensore. Adesso vediamo il nostro Andrea, che ha una somiglianza vaga con Brahim Diaz anche nel modo in cui tocca il pallone. Almeno nel riscaldamento. Hai ragione. Anche lo stile un po', no? Sì, cosa c'è? Vediamo. Parte da quella centrale, è curioso. Una scelta mister quella di partire, come mai secondo te? Beh, che va la fotocamera, no. Glielo chiederemo a lui, sono curioso perché. Alta, cerca il giro, alta. Cerca il giro. Cioè, lì su tre tiri, così a freddo non è facile subito presentarsi. Io credo nell'ultimo. Invece, non due tiri. Cazzo, ho tirato meglio del riscaldamento. Un altro difensore. Un altro morbido, morbido. Un po' di tensione. E lui? Lui chi è? Stefano. Stefano. Bonin. Sì. Sempre un po' del disattento, no? A paragoni importanti, eh. Ha detto molto duttile, ma preferisce fare l'esterno. Beh, abbiamo visto il primo gol, abbiamo visto. Grazie! Grazie. Prima della pioggia è arrivato il gol. Due! Ma qua è. L'abbiamo trovato, attenzione. E ben tre! Sono già panchinato. Il talento, qua c'è talento. Vabbè, qui è inutile chiederti chi è andato meglio in questa prima. Cioè, nulla da dire. Cioè, vabbè, in base ha parlato il campo, raga. Secco e angolo. Poi però in Diaz ha cercato anche lui la tattica giusta, eccetera. Però poi dopo. Tipo quella di sorprendere se stesso, di sorprendere il piede. Andrei con i rigori. Ma così abbiamo una visione dei rigori. Sì. E pensa che l'ha parlato il mister, che è interista. Stiamo già criticando il mister. Stiamo già criticando il mister. Calcio di rigore, questo è tipo il 90esimo. Ecco, mettiamo pressione, mettiamo. Ah, c'è una rincorsa. Bello, però. Ha piegato le mani a Harry. Ha rischiato di fare. Harry è un paralegori. Forte centrale. Ma lo sapevi che Harry era già, cioè era così. Era la nostra squadra. È un nuovo primo. Secondo rigore, attenzione. Bello! Bello! Allora sei bravo! Te mi sottovaluti troppo! Dai, questo è finale di Champions League, eh? Sono Juventino. Però Brahim Diaz pronto dal. Curioso. Parte Brahim. Bel rigore. Sì, la sua rivincita, la sua rivincita. Finta. Perché bella rincorsa, Sì. Particolare. Allora, spiazzato basso. Qui ci sono delle richieste particolari, mister. È vero, ricordiamo. Non l'ha fatta, non ancora fatta, non è già Prova a incrociare, ma non sbaglio. È venuto piuttosto centrale. Strozzato. Si poi ha allentato un po' la tensione perché ha visto che il primo è entrato. Vediamo il terzo. Sto già immaginando i commenti sotto il video io. Ecco, vedi, anche lui è chiuso. Ha ripetuto come il primo. Sì, la sua zona di comando. Sì. Ci sta, ci sta. Bravo, Brahim. Sto curioso qua, Stefano. Esatto. Sto curioso adesso Stefano. Sì, è vero. Prima 3 su 3, voglio vedere qua cosa combina. Ci ha dato soddisfazione nei tiri, vediamo. È difficile mantenere 3 su 3, Stefano. Buona, guarda sul portiere fino all'ultimo. Sì, sì. Il nostro Luis Alberto, eh. Da qua, poi non so da vicino. Lei la c'è un po' di miopia, ma anch'io. Ah, okay. Bell'alza. È in corsa breve. Un grande scioltezza. Sì. Guarda sempre fino all'ultimo portiere, sul passo che fa. Sicuro, sicuro. È sicurissimo. Anche questo. No. Io ne vorrei chiedere uno col piede opposto a tutti e tre. Ok. Rigore. Rigore. Sì, in corsa. Oh, cazzo! Però, sì. Vabbè, possiamo non montare. La rincorsa era buona. C'è stata una risata di Sara che. No, no! Se volete, facciamo un altro take dove diciamo: intanto Maschera è andato in bagno, non parteciperà a questa challenge.
Beh, poi vedrò nel montaggio cosa mettere. Vediamo il destro intanto. Attenzione, Brahim. No, ho capito? No, per niente, per niente. È scettico. Col piede non certo, è nato si sa, col il calcio di rigore non lo batti mai col piede debole. No, però, però è per vedere come magari, magari una palla, ma, magari una palla tipo 1-2 possiamo fare così. Però, beh, però simula un po' quella roba lì. Certo. Sì, il calcio di rigore infatti è... Però l'1-2 è più difficile, fare il movimento di farlo col piede debole. Tanto è gol. Cerca il centroporta. Beh, non lo stiamo. Sì, però qua vedi. Lo stiamo dando andiamo... per scontato. Stiamo dando. Neanche lui ha fatto 7 7 su 7. Statistica importante perché all'Aurora, tra tutto, tra le varie cose, mancano i gol. Quindi. Io vorrei un commento da parte vostra. Se secondo voi potevate fare meglio o peggio, se, non lo so. 7 su 7. Meglio di così. Vabbè, magari cioè, dice poteva andarmi peggio. Che so. Io potevo fare sicuramente meglio nei tiri. Diciamo che non è il mio punto forte. Ma no, dai, la media è buona. Diciamo oggi è molto buona. Oggi più o meno la porta l'ho presa, più o meno, però dai, potevo far decisamente meglio. I rigori no, invece mi sono piaciuti e per il mancino mi dispiace, ma che io cammino così tutto il tempo. Ci sta, ma sono mie curiosità, Sì, sì, a me sul rigore mi è andata bene, è un mezzo zappato, quindi mi è andata bene che sia buttata dall'altra parte. Fa il modesto, Luis Alberto, fa il modesto. Devo essere sincero. Brahim Diaz invece. Brahim Diaz, ma tu a chi ti ispiri? Perché ho visto che c'è qualche giocatore che ti ispiri particolarmente. Brahim Diaz. Sì, Brahim Diaz è lui. Ormai ci teniamo questa, teniamola per buona. No, credo che comunque sia abbastanza indicativo anche del fatto di essere magari un po' disabituati a calciare in porta. Ecco, trovo che comunque un po' di tensione ci sia, quindi va bene, però... La voglia, cioè alla fine sei qua con tutti che ti guardano, certo, il video, certo, ci sta, certo, i tre tiri li puoi... Noi che commentiamo poi. Esatto, infatti nel riscaldamento io ti ho visto più sciolto, infatti poi sui tiri ho detto, sì, aspettavo certo, vabbè, sì, ma poi quello che a me veramente interessa di più è sui tiri di movimento, perché in partita certo, ce l'hai in movimento la palla. Certo, certo. E anche nell'uno contro uno, cioè, quello mi interessa vedere. Chiaro. Questi sono per sciogliere, un po' la gamba, tensione. Quindi adesso tiri in movimento, tiri dinamici. Quindi prego ragazzi. Prego, bocca al lupo. La maschera, o vuoi invertire? Invertiamo l'ordine? Dai. Ok, okay. Sì, sì, quindi dai, parte l'ultimo. Attenzione. Il controllo. Era forte. Ma la botta. È arrivata la preghiera. Primo sbaglio, giusto? Ah, no! Alle statistiche. Ah, si è sentito! Se volete della squadra, se volete venire a commentare, venite. Attenzione, il secondo ed è gol. Eccolo! Stop ad abbassare la porta, la vede. Sì, che sì, è un cane. Devi dircele chiare, mister. Non me l'aspettavo, così determinato. A vederlo da fuori, Infatti, quando è arrivato, lo vedevo scettico. Il riscaldamento era abbastanza tranquillo. Questa volta si apre il piattone. Sì. È il momento del nostro Andrea. Partiamo con il secondo. Commentano anche loro. Guarda. La mette giù bene. Bacio il palo. Si è scaldato il ragazzo. Si è scaldato, sì, sì. Adesso si sente già un po' più, no? Notate anche. Dopo il dialogo. C'è la differenza. Sì. Parlare gli ha fatto bene. Beh, lo stop non è male. Qui carica troppo. Un pochino. Vediamo l'ultimo. Lui con lo stop tiene viva la palla che rimbalza, invece abbiamo visto prima invece uno stop verso il basso subito per tirare. Ecco, ecco, questa volta andiamo, è più basso ecco, e spiazza un pochino. Dai. È stato uno stop lungo comunque quello di 2 metri. Davanti al portiere è stato veramente bravo, quello di prima peccato che è andato a calciare con la gamba già, come dici tu, alta. Sì, perché la palla... Mister, ma inizia a avere un po' di dubbi adesso o ancora no? Sei ancora... Attenzione, c'è maschera. Andiamo maschera. Iniziamo. Questa è una buona esecuzione, sì, inaspettata. Entriamo nella parte interessante. Parte mia, almeno. Sta divertendo maschera, vedete. Non ottimo questo. Però intanto, però poi, da lontano. Se il risultato è quello che conta, sì, sì, sì. Se avesse fatto lo spritz che all'inizio, abbia avuto R per la partita, anche forse gli ha fatto perdere un attimo di... Di solito le prende col pubblico. Per lui guarda il pubblico, hai visto che ci guarda, lui è... E infatti è caricato subito. Va bene. Ma ricordiamo che è un difensore comunque maschera. Ah, è vero, non no, è che ci si aspetta troppo. Maschera va bene. Dopo ci sarà l'uno contro uno. Quello mi interessa di più. Ragazzi, andiamo con i tiri al volo. Ok, questo è bello. Okay. Il tiro è stato godibile, posso dire, perché stiamo facendo tutto il tutt'altro. Ma perché ci crediamo troppo in lui, dobbiamo avere quel brivido di... no? Negli uno contro uno secondo me sarà interessante. Sì?
Mi ha ricordato Paolo. Londo. Il caro vecchio Paolo. Il vecchio Paolo. Sì, sì. Aldini. Visto no, no. 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 Ma io non mi aspettavo meno, sinceramente. Come? Io faccio i cross e non li ricevo. Ah, ecco. C'è la scusa bene. Buona. Va bene. Però se non sei stato al posto. Io avevo fatto porti persi, cioè. Vabbè, perché è mancino. Ma infatti, scusa, il mancino non riceve meglio da adesso. Però, vabbè. Scelte. Non ho scelto. Va a chiudere invece che... È uno che gioca sulla fascia destra a rientrare. Seconda. Però. Sta recuperando, Brian Diaz. Donato, sei meglio con le mani che con i piedi. Se vedete, è posizionato sul primo palo comunque. Quasi, però. Quello che dicevo io, cioè, trovo strano. Sarei partito più largo, perché comunque hai due possibilità. Scegli. Vai incontro e scegli se sul primo o sul secondo. Così Enrique si è piazzato lì e sapeva già che avrebbe calciata lì. Ah, se c'è maschera, chissà se ci fa una rovesciata. No. Maschera, ci chiedono una rovesciata? Vorrebbero! Un po' alla Cristiano Ronaldo, te la ricordi? Quella che avete subito. Quella che avete subito quando era di là lui al. Ecco, vedi, l'abbiamo. Abbiamo ricordato, gli abbiamo sbloccato un ricordo. Sta prova mette a nudo. Abbiamo sbloccato un negativo, ricordo. Questa l'ha presa benissimo, però, Sai che detto... secondo me il problema sono anche i fari, perché noi abbiamo deciso di fare questa challenge sotto i fari, Sì. E quindi tutte le difficoltà, diciamole tutte nel dubbio. Tutte le criticità per... Io sono dalla parte dei giocatori, ovviamente, li difendo, no? Va bene, dai, però. Con il secondo tiro... Stai per il uno contro uno. Ok. Forse Gallini è l'uno contro uno. Sì. Non è mai. Attenzione, perché il videomaker ha fatto un intervento difensivo. Scusa. È stato preso. Attenzione, provini. Preso Umberto. Vai. Sei secondo. Sei secondo. E lo affronto sempre un po' lì. Sì, non capisco questa scelta. Perché studia un po', secondo me. Questi gallini poi non sono duro l'uno contro uno. Lo conosco bene in allenamento. Possiamo dire quindi che se supera un uomo è gol, ma deve superarlo. Beh, è un bello osso duro. Vuoi un consiglio? Punta in velocità. Ti sto dando una grande mano, Anche perché gli altri... Sta dicendo che sei lento, Sega, Mi ha dato tutti i colori durante l'anno. Questo è un complimento, dice. Senza le parole velocità, ecco. Quindi... Però questa... Ma voglio sapere dal mister, visto che aveva altre aspettative su Luis Alberto, cosa lo pensi? Questo primo. È l'uno contro uno, ma aspetta, così. Aspetta. È per essere un esterno così. Sì, perché l'uno come esterno mi dico aspetto io, che dico su io. Tre, almeno due. Io mi aspetto tanto da lui. Soprattutto un po' di sensi. Mi aspetto tanto da lui. Delusione. Cosa stavo vedendo? Molto veloce, Sì, è veloce. Vabbè, poi è stato bravo anche se a chiuderlo, però in realtà... Sì. Comunque si è liberato del tiro, alla fine... Lui ha molto brio rispetto a Stefano. È vero. Sì, è proprio quello che mi aspetto da un esterno. Velocità, tenacia e uno contro uno molto veloce. Qui è quello che cerchi, in fondo? Sì. Comunque, è sicuro che non ascolta l'indicazione che ha detto aspetta. Bello questo. Questa è, ragazzi. Questo è buono. Mi ho visto anche un gol. Questa sì. Aveva detto che era il suo. L'aveva detto. Fate tornare intanto. Tra gli uno contro uno che ho visto in questi provini è forse uno dei più esplosivi. Aspettate il suo. Tranne forse anche Riccardo, vero? Un tentativo che è anche più rapido. Adesso si è caricato anche, secondo me. Comunque il dribbling è veloce. Sì, è molto veloce. Cambio posizione. Vediamo come. Poi ricordiamo che è stanco anche Segalini. Perché Segalini perché è stanco? Che ha fatto? No, è dura. La tecnica. Maschera che si mette di spalla. La guerra di posizione. Gioca di fisico. Sembra l'ultimo pallone d'oro. Molto... Sega, giusto? Segalini. Guarda la distanza, peccato. No, ricordiamo che non perché dite sega, dico. No, era molto fisico, Galini? Questi nomignoli. Regale. Non diamogli. Sono in intimità. Come i regalini, ma con la S. Tanto c'è il secondo tentativo. Concede solo il mancino. Ma come che cane? Lui che sprizza difensore sente la rivalità. Sì, la sente. Quindi difensore adesso. L'ho fatto sentire. È vero. La challenge, il provino più equilibrato
dove fare una scelta. Ma no, questo? Ruoli diversi, però. Questo? Sì, però comunque se poi ne devi eliminare uno, comunque. Ha legnato? Ah, ok. Però sempre il sorriso, eh. Sì, sì, con sì, sorriso sì, mi ha legnato. Ecco, partito? Lo fa per abbassare. Subito nasconde la palla, poi è come se lo beve, però. Però troppo vicino alla porta. Però dobbiamo guardare la prestazione difensiva in realtà. Sì, sì, io sto guardando la postura difensiva. Com'è? Stato? Veloce sui piedi, molto rapido. Bella la tua finta, la prima finta poteva stare lì. Nella, quando lui ha sterzato, però non. Si è buttato via dall'altra parte. Secondo tentativo. Mi ricorda proprio Brahim anche come difesa. Sì, cade un po' a terra per recupero. Offre subito tonno. Il destro. Gli ho offerto il destro e il tonno chiude. È stato l'intervento anche qui un mezzo difensivo di Umberto. Poi c'è anche una fisicità diversa qua però. Sì. Da considerare. Vuoi farne uno con Severini? Ma sì, dai, lo mettiamo sullo stesso. Ok, un po' tutti. Assolutamente fa un doppio passo. Quella! La palla la senti in mezzo ai piedi, però. Sì, la senti la in mezzo ai piedi. Oh, però ci è piaciuto Segalino, eh? Adesso chi va? Sì. Ha fatto un buon intervento. Adesso abbiamo la maschera. Adesso lo vediamo nel suo ruolo. Sì. Qua mi interessa. Adesso non si può più dire. Mettiamogli della pressione addosso. Adesso questo è il tuo ruolo, maschera. È la prova del 9, eh? E qua vogliamo vederlo. Contro Tonno Randazzo. Non avrei mai pensato di vedere questo scontro nella mia vita, ma. Partito, primo tentativo. Messa lì sul petto. Lo fa andare a sinistra. Però ho tirato da molto. Molto fuori. Molto fuori. Ha fatto un. È entrato un po' in ritardo. In ritardo? Sì. Sai che ho fatto anche questa cosa. Però l'ho detto. È stato fortunato perché Tonno si è andato molto laterale. Vai. Urca. L'ha lasciato sul posto. Ha lasciato sul posto, ha provato anche a chiudere col fallo. Ma. Difficoltà quando cambia direzione. Lo vedo molto in difficoltà. Mentre se deve intervenire già in quella posizione che è, secondo me è un buon difensore. Sì, più di. Sul posizione. Cambio di. Andrebbe allenato, lo sai anche lui. Sta cercando di vincere. In fase difensiva non eravamo messi male. Forse ci serve qualcosa numericamente. Però nei titolari ci siamo. Intanto su Segalini gli ha concesso il tiro, ma non è stato mai saltato comunque. Poi gli ha concesso il tiro. No, nel senso abbiamo due titolari. Attenzione, partiamo con il terzo tentativo. Tonno, la doppia finta non si fa. Ha esagerato Tonno. Però si vede che Tonno è il bomber della squadra, eh. Complimento per Tonno. Si vede, ce l'ha. Ma ha segnato Tonno in questo senso. Sì. Tutto questo è il bomber della squadra. Bomber della squadra che non ha segnato. No. Sì, ce l'ha, doppia finta. Poi anche prestante, comunque quello fa, eh. Cosa volevo fare? Chi ha visto partire? Adesso tu mi fai. Spero che non l'abbia presa perché è un bel. Adesso te lo dico, segna Segalini. Fa vedere. Però ho detto anche per la prestanza, perché anzi fisicamente. Sì, ce l'ha. Eccolo. L'avevo previsto, visto. Il è non di esterno, venite pure tutti qua, ragazzi. Bene, come prima, ragazzi, vi chiedo un po' se siete soddisfatti del vostro provino fin qui e cosa potevate eventualmente fare meglio e poi chiedo a Mr. Banfi di dare un feedback. Diciamo che all'inizio non poteva andare meglio di così, adesso non poteva andare quasi più di così. Sei rilassato? Sì, esatto, presa troppo tranquilla. Andrea? Ma io tutto sommato sono soddisfatto, anche perché come dicevamo prima comunque è sempre indicativo il singolo esercizio, quindi non si possono avere grandi rimpianti, ecco. Però mi sento bene. Beh, tu hai fatto in crescita secondo me il provino adesso. È vero. Sì. Maschera? Male, non sono soddisfatto per nulla, soprattutto dell'ultimo esercizio, dove potevo far meglio, ero un po' distratto, ero un po' perso nel mio mondo dei sogni. No, non è vero, è stato tanto bravo l'attaccante e tanto asino io, perché sapevo cosa voleva fare, solo che purtroppo, essendo un po' fuori allenamento, non riuscivo a ottenere il. Però c'è Mr. Banfi qui che lì. Ti sentivo che dicevi quando fa il cambio di direzione, appunto quello devo migliorare tanto e quello esatto. Si recupera soltanto con l'allenamento e non sono soddisfatto. L'avevamo notato. Quando è uscito dal campo. Ha anticipato lui il mio giudizio su di lui. Se sono auto giudicato. Sì, infatti. È vero, rispecchiano quello che pensi tu. Sì. Poi beh, lui l'ha già, si è autocensurato praticamente.
Mentre per Stefano invece ho visto interessante in fase difensiva che guardi sempre la palla, non ti fai distrarre dal gioco di gambe, e sono un po' rimasto un po' stupito per la scelta invece in fase offensiva, che mi aspettavo che lo attaccassi un po' più sulla velocità. Lui invece è rimasto sia in fase di attacco che in fase difensiva sempre molto rapido, e è andata molto meglio che secondo me nei tiri. Sì, certo. Quindi adesso, come al solito, io sono molto curioso perché c'è l'esercizio di Mr. Buffy, che è l'esercizio misterioso. Visto che abbiamo un po' un mix, un po' veramente vario, io vorrei mettere giusti tre conetti. Li ha portati, quindi volevo usarli. Sì, sono nuovi. Sono quattro. E però uno di partenza. Dove voglio vedere in tre postazioni diverse, sinistra, centro e destra, tre finte e andare a concludere. Semplicemente vanno a fare una conduzione col piede sinistro, una finta a loro scelta, e vanno a calciare col sinistro. Anche se lo sta facendo con me. Infatti. Prova a calciare col sinistro, ok. Infa centrale come vogliono e cambiando sempre finta. E qua sul lato destro, col destro, un'altra finta che vogliono sempre loro, e vanno a calciare. Vediamo un po' la fantasia. Fantasia, stai cercando. La conduzione con entrambi i piedi e la conclusione sempre. Sottotraversa è centrale. Quindi. Questo è il secondo? No. Terzo? Questo è l'ultimo tentativo. L'ultimo tentativo? Quindi mi aspetto molta fantasia. Qui è l'ago della bilancia. Anche secondo me. Bello! Bel tiro. Bel tiro. Comunque lui sembra molto concentrato, no? Già da prima. Un po' alla Lautaro Martinez, che lo vedi entrare in campo sempre così, no? Concentratone. Sì, molto serio, molto serio. Molto serio, sì. Si rifà qua. Oh, finisce tutto. Finisce tutto. Finisce il sogno. Questo è una buona esecuzione. Questa è una buona esecuzione. Secondo me non ha fatto quello che voleva fare. Esatto. Beh, però intanto è andato con il piede destro. Ha immediato col piede destro. Esatto. Sì, intanto vediamo Luis Alberto, che ha detto che lui non ha molta fantasia, quindi era un po' non ha creduto questo primo tiro, ma diciamo che non è il piede suo. Usiamo anche le scusanti. Ci sarà occasione un amichevole magari. Sono già dicendo perché... che no. No, nel senso che fa delle cose traversone in maniera grigia. Calcia molto bene. Però sul resto piace al tiro. Dovrebbe dire piace il calcio al tiro. Infatti non è tutto. A meno che non volete usarlo nelle punizioni. Dottore Scelto. Per i piccioni. L'ha detto. Se si giocasse solo a calciare sarebbe il della rosa. L'hanno fatto tutti, giusto? Sì, ragazzi, venite pure qui. È il momento tanto atteso che può cambiare, ribaltare il risultato. Io continuo a dire sta cosa perché poi ci trasformeremo in un format di piscina. Poi la panza nel dubbio. E quindi niente, come al solito io ti do i vari parametri. Quali parametri? E tu mi dai un giudizio e poi ne approfitti anche per dare loro, diciamo, un tuo commento su come è andato il provino, su cosa hai visto. Partiamo dal tiro. Ok, partiamo dalla maschera, gli darei un 6,5. Ci sta. Perché comunque, essendo difensore, ha dimostrato comunque discreti tiri, ma non nel sostanza tanta potenza, non passarella, insomma. Però se è mezzo una sufficienza piena, sì. Nulla da dire, cosa possiamo dare sul tiro? Un 9, perché ha dimostrato veramente di... È la sua dote migliore, almeno per quello che abbiamo per visto. Per quello che abbiamo visto, poi... il tiro è la sua qualità migliore, secondo me. Invece, veramente di alto livello. Invece Andrea darei un 7,5, perché comunque all'inizio ha avuto un po' di difficoltà, è partito abbastanza tranquillo, ma i tiri nell'uno contro uno sono stati di valore maggiore, secondo me. Andiamo con la tecnica. Tecnica. So, sono uno scarpone, non serve. 5,5, perché comunque lui ha sempre dimostrato, l'ha detto anche lui in partenza,
che era un po'. Sta gongolando. No. Sta gongolando. Non per te, ripeto. Voleva la prima insufficienza. No, perché perché è la prima insufficienza del mister. L'ha chiesto al tiro. No, però comunque l'ha detto anche lui all'inizio, lui è sempre stato un portiere e ha iniziato adesso a fare il difensore. Quindi comunque qualche. Affinato, cioè. Esatto, va levigato un po'. Ma dietro molto grande. Cioè, io l'ho visto giocare però... alla Youtuber League, è un giocatore comunque di sostanza che poi in un provino magari viene fuori meno, esatto, di altri, però in una squadra. Una partita... Cioè, sono giocatori che sei. È uno tenace. La tenacia, esatto, non la vedi in questo provino. Infatti l'ha detto all'inizio subito. Prego. A Stefano darei un 8, perché comunque ha dimostrato di saper comunque calciare, di comunque muoversi. E lo. E comunque anche ad Andrea darei un 8 come tecnica. Andiamo sul dribbling invece. Dribbling alla maschera. Okay. No, dai. Voi lo state prendendo sul serio, ragazzi. Dribbling. Che è venuto fin qua. Cioè, a farsi perdere il culo. No, ma perché no? No, 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 lo so. No, esce anche, secondo me, abbastanza. Dribbling male. Gli darei un 6,5. No. Comunque. Si è difeso, si è difeso, si è difeso. A Stefano darei un 7,5 e ad Andrea 8. Perché comunque è stato molto rapido e rispecchia molto quello che le mie aspettative. Velocità nel dribbling e anche nella sterzata. Mentre Stefano è andato un po' più tranquillo nell'uno contro uno. Andiamo sulla difesa. Difesa. Anche se quell'errore che abbiamo visto, però un 8 glielo do molto volentieri, perché comunque il difensore porta a casa un bel 8, eh. Grazie, maschera. Grazie. Cioè, ha dimostrato di essere un difensore, fino adesso. No, in effetti no, è vero. Magari riuscivo sempre a farlo andare a retino, ma provavo sempre a farlo defilare. Ovviamente, esatto, quella cosa che hai detto te prima della velocità, quella va quando acquisita. Però diciamo che cercavo sempre di portarli sul laterale. Andiamo su loro. 7,5 e 7,5 entrambi, perché comunque ho visto Stefano sempre guardava la palla, non si faceva ingannare dalle finte. E Andrea sì. E Andrea invece era molto veloce sulle gambe e poche volte sono andati a girarsi. Velocità io ho visto una buona comunque prestazione, io darei un 7. Stefano, Andrea? Stefano darei un 7 anche a lui, mentre ad Andrea darei un 8,5, che era veramente veloce in fase dell'uno contro uno. Una delle doti che ha espresso meglio. Sì, sì, sì. Finalizzazione? Sì. Finalizzazione 6,5 per la maschera e per Stefano e Andrea darei un 7,5 e un 7,5. Interessante, no? Confermo un po' l'equilibrio che abbiamo un po' visto, sì, in questa sfida, caratteristiche diverse, sì, perché alla fine sono molto, tre giocatori. È stato molto ampio. Anche perché noi, ragazzi, come detto, è un provino, non li conosciamo, non li abbiamo visti prima, quindi a parte appunto quelli magari conosciuti, io qualcuno l'avevo visto. Ma poi voti simili da questa parte, visto? Sì, sì. Infatti, sì, sì, questo... infatti secondo me qui, sì, io adesso arriviamo al momento dell'eliminazione. Per eliminare... Anche perché sono lì due voli simili, sì, cioè hanno dichiarato all'inizio di essere entrambi due esterni. Esatto. No, ma poi sono le indecisioni del mister fin dall'inizio, quindi fino, vero, alla fine, vero, si è portato giusta osservazione. Questa. Io a questo punto ti chiedo, ne puoi eliminare uno o anche due, non per forza perché hanno fatto peggio di qualcun altro, ma anche per le esigenze che tu vedi in questo momento nella squadra. Quindi nel tuo listone, se devi depennarne uno o due, devi fare i nomi, mister. Aia. Attenzione, sta partorendo, però. Proprio Harry è arrivato, l'ha fatto partorire. La maschera è quello... Abbiamo già due copioni in squadra. Quindi secondo me non è la caratteristica che ricerchiamo. Ci sta. Eppure secondo non riesco me... a pensare su di lui. Confermerei... anzi, no, sono troppo indecisione, li vorrei rivedere in un amichevole entrambi. Se li porta in esterno. Quindi sono confermati nell'ultima fase che ci sarà, che sarà appunto una partita in cui tu rivedrai i tuoi. Sì, perché come dicevamo prima, in campo in esercizio singolo è una cosa. Vedere sì, no, partita, è difficile capire. Dei dubbi anche a me.
Va bene ragazzi, vi ringrazio di essere stati con noi, ringrazio anche tutti voi ragazzi di essere venuti qui, di esservi impegnati per questo provino e per essere giudicati da questo manipolo di... Vabbè. Spero che i commenti siano clementi. No, esatto, poi fateci sapere ragazzi ovviamente anche voi nei commenti se secondo voi la scelta è giusta, se i voti di Mr. Banfi sono giusti oppure no. Insulti a me. Ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate commenti e niente, ci vediamo al prossimo provino. Ciao a tutti. Ciao.